sono stato io in commissione, in prima commissione, a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione, ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura, se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo, ma anche questioni che riguardano un uso consapevole, diciamo, del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento, dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e un massimo attenzione a quelle che sono anche, diciamo, alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione: il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022, e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del 22 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Per
Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la garante, o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Che è una bella iniziativa, che Arezzo, per quanta attività sportiva fa, si merita iniziative come questa, una valorizzazione di tante persone che si impegnano, volontari, sono davvero tanti i momenti di sport. La ginnastica Petrarca è un'istituzione, ha visto tra le sue fila persone che si sono affermate, ma soprattutto ha visto crescere la voglia di stare insieme di tanti bambini e di tante bambine. Io un'esperienza che ho vissuto da assessore allo sport, mi fa piacere e ringrazio la Petrarca, ringrazio il Comune d'Arezzo, ringrazio il CONI che quest'anno vogliono onorare una persona che da poco è mancata, Giorgio Cerbai, che è stato sarà compianto, credo, presidente del CONI, che credeva moltissimo in un'attività sportiva di base, e il fare questi premi, ricordarlo anche attraverso la figura di Daniele Bennati, significa vivere un giorno in una normalità che però parla tutti i giorni di sport, di inclusione e di socialità. Il premio nasce nei progetti, nelle idee, in piena pandemia, quando ci chiedevamo come poter dare un contributo allo sport per ripartire.
Il premio è un espediente, è un mezzo, la finalità è quello di valorizzare tante storie di sport, magari poco conosciute. E il dispiacere di non poterle valorizzare tutte quelle che il comitato organizzatore si trova a raccontare, a raccogliere. Quello che possiamo dire è che il premio speciale che l'anno scorso è stato consegnato nelle mani di Sara Simeoni, che è stato chiamato il valore nel successo, perché ricordiamo che questo è un premio dedicato ai valori dello sport, quest'anno sarà consegnato a Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo su Strada. La terza edizione del premio Aquila d'Oro ci vede anche quest'anno impegnati con gli amici della ginnastica Petrarca nell'organizzazione di questo evento che sta prendendo sempre più campo, sta avendo una risonanza sempre più ampia. All'interno del premio c'è una sezione dedicata al CONI, e nello specifico andiamo a valorizzare quelli che sono i giovani emergenti dello sport aretino. Da quest'anno abbiamo abbinato questa sezione alla memoria di Giorgio Cerbai, che per oltre 30 anni è stato l'anima del movimento sportivo aretino, e quindi abbiamo ritenuto doveroso intitolare a lui questa sezione proprio in virtù di quei valori dedicati allo sport giovanile che lui ha sempre perseguito. Un premio importante, l'11 di luglio ad Arezzo proveremo a raccontare attraverso le immagini, le parole, l'esempio, l'impegno quanto è importante lo sport. Lo sport è un modo per aggregare, lo sport è un modo per raccontare valori belli e positivi. Il premio Aquila d'Oro ha questo significato, mandare un messaggio positivo, mandare un messaggio di speranza, mandare un messaggio di positività. Allora è bello che oggi siamo qui in Consiglio regionale a poter presentare questo momento. Ringrazio la Presidente De Robertis per aver voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questa presentazione e speriamo davvero che questo premio possa crescere e possa mandare ancora più messaggi di speranza e di positività alle ragazze e ragazzi toscani. All'Aquila d'Oro, la terza edizione di questo premio, voluto fortemente anche dal Comune di Arezzo, quindi organizzato insieme alla Ginnastica Petrarca, che ringrazio, e alla Fondazione Guido d'Arezzo, e quindi Cultura e Sport e Amministrazione Comunale insieme per questo premio, che premia sì i valori dello sport ma anche della società civile, perché i valori dello sport sono quelli della vita di tutti i giorni. Con questo premio vogliamo ancora una volta dimostrarlo, e oltre ai premiati saranno anche momenti molto interessanti con spettacolo, comicità, quindi davvero grazie all'organizzazione per portare in questa serata d'estate, sperando che il tempo sia meglio di questi giorni, un bellissimo evento nella nostra città. Poi mi piacerebbe ricordare che abbiamo, insieme al delegato del Comune di Arezzo, Alberto Melis, sollecitato anche di creare un premio alla memoria di Giorgio Cerbai, che per 30 anni è stato prima presidente e poi delegato del CONI di Arezzo, una persona veramente eccezionale che ha coniugato veramente il mondo dello sport insieme a quello della scuola e che sicuramente ha lasciato una traccia indelebile negli sportivi e in tutta la cittadinanza di Arezzo. Quest'anno, come gli anni precedenti, la nostra Gran Fondo, diciamo, è cosiddetto di tipo misto. Cosa vuol dire tipo misto? Cioè che fondamentalmente è una cicloturistica, però presenta due tratti cronometrati chiusi al traffico di tipo agonistico. Infatti la classifica individuale viene fatta sulla somma dei tempi di questi due tratti cronometrati, che sono completamente chiusi al traffico. Quest'anno abbiamo dovuto cambiare il secondo tratto cronometrato, di conseguenza anche il percorso lungo, per gli eventi atmosferici ci sono stati nell'Alto Mugello, le frane, varie e tutto. Sicché il percorso corto e medio sono rimasti invariati, il percorso lungo ha subito delle modifiche. E invece di fare le salite del Passo del Paritaio e della Sambuca, quest'anno facciamo Panna, la salita di Panna, che non ha nulla a invidiare alle altre salite, però diciamo è un po' più corta perché misura 4,6 km invece dei 9,6 della Sambuca. Comunque, come ho detto altre volte,
e mi riallaccio un po' alle parole del sindaco, la nostra è una Gran Fondo veramente di tutti, il nostro slogan è la Gran Fondo per tutti, perché possono partecipare sia coloro che la vogliono interpretare come girata, come cicloturistica, sia gli agonisti che si vogliono cimentare in tutta sicurezza nei due tratti economizzati. Ripeto, in tutta sicurezza, perché anche questa è una caratteristica del nostro Gran Fondo, la sicurezza, a cui teniamo molto. Anche quest'anno siamo molto soddisfatti perché abbiamo confermato già adesso i 1000 iscritti dell'anno scorso, che fra l'altro è a numero chiuso, perché per motivi sempre di sicurezza abbiamo deciso di mettere a numero chiuso, e anche quest'anno ci siamo riconfermati sugli stessi numeri dell'anno scorso, cioè siamo la prima cicloturistica come partecipanti in Toscana, e questo ci rende molto orgogliosi. E poi in questa maniera riusciamo veramente a valorizzare il territorio, perché li facciamo conoscere veramente in tutti i suoi aspetti il territorio. Un'iniziativa davvero molto bella, un'iniziativa che porta il Mugello a essere conosciuta anche fuori dai confini della nostra regione, un'iniziativa che viene dopo lo splendido Gran Premio che ha avuto luogo la scorsa settimana e che riesce a raccontare quanta bellezza c'è nella nostra terra. Il ciclismo è uno sport che è amato da tante cittadine e tanti cittadini della nostra regione, è uno sport che ha visto tanti toscani emergere, è uno sport sì di fatica ma che ci permette anche di poter vivere i luoghi più belli della nostra terra. E allora davvero che sia un'edizione partecipata, un'edizione che permetta ancora di più di far conoscere quanta bellezza, quanta tradizione, quanta cultura ci sia nel nostro territorio, nello splendido territorio del Mugello.